Grazie, Servi. Adesso do parola all'onorevole Khalid Shawki, presidente di Commissione Cultura Assemblea Parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo e membro Commissione Parlamentare Esteri. Facciamo così, perché aspettiamo un po', forse meglio così, ascoltiamo tutti gli interventi dei nostri delegati e quadri, anche i contributi delle varie associazioni, delle comunità, delle, dei migranti. E iniziamo. La Madonna. Rudina, chiamo Rudina Deriai della Funzione Pubblica. Buongiorno a tutti, mi chiamo Rudina, il mio paese di origine è Albania. Mi sono trasferita in Italia dal 1995 sposando un italiano e abbiamo un bellissimo figlio di 13 anni, viviamo a Ostia. Ho lasciato il mio paese da poco, che c'era la democrazia. Albania allora stava vivendo un periodo di grandi cambiamenti, a parte quello politico, anche culturale. Quando sono arrivata in Italia, non conoscevo bene la lingua. Ho letto da sola i libri, cercando di parlare molto, anche sbagliando con le persone. Abitando un piccolo paese, ho superato tanti giudizi e pregiudizi. Ho lavorato in fabbrica in confezione dal 1996 al 2004. Nello stesso tempo ho avuto da fare un intervento all'ANCA, che dopo 6 mesi sono stata costretta a dimettermi. Dopo un anno ho trovato lavoro part-time in una fabbrica tessile che anche lì è fallita nel 2009. Contemporaneamente ho frequentato un corso per prendere l'attestato dell'operatore sociosanità. Ho superato gli esami riuscendo a prendere l'attestato nel 2010. Adesso lavoro nell'ospedale dei Riuniti di Ancona per 6 mesi. Il mio percorso formativo e lavorativo ho trovato tante difficoltà a livello burocratico. Per esempio, ho trovato difficoltà nel farmi riconoscere il diploma di scuola superiore che avevo preso nel mio paese. Inoltre, rispetto agli altri emigranti, posso ritenermi fortunata perché avendo la cittadinanza italiana che mi permetteva di lavorare nelle strutture pubbliche, cosa che altre ragazze come me, avendo frequentato lo stesso corso con tanti sacrifici, sia a livello personale sia a livello economico, e non avendo la cittadinanza, non hanno il diritto di lavorare nel settore pubblico. E questo, secondo me, è una discriminazione nei confronti di chi ha investito il suo futuro in Italia. Questa è una dimostrazione di come è difficile per gli emigranti nell'integrarsi nella società di questo paese. Anche se la parola integrazione non mi piace, perché dà l'idea di qualcosa che mi manca. Invece, semmai è il contrario. Infatti, essendo un albanese con cittadinanza italiana, ho qualcosa in più da dare e da raccontare. Visto che ho vissuto anche in Albania. Perché? Per me integrare significa completare, unire, mantenendo quello che sono e cercando di apprendere le novità positive. Quindi, se per me integrare deve togliere la mia identità albanese, non è integrazione. Mi sento italiano per l'apertura mentale, ma mi sento albanese per il rispetto dei miei valori di origine, una maniera ben precisa, che qui tende a volte mancare.
oggi, quindi più che mai, con questa crisi che si sta distruggendo, è importante mettere insieme le esperienze di tutti, di chi in questo paese è nato e di chi un po' più tardi è arrivato. Solo con uno spirito di solidarietà, a tutti insieme, senza fare la guerra tra i più poveri, si può fare ripartire e crescere questo paese. Grazie a tutti.